Ciao, sono Byron, sono un bassottino nano arlecchino silver, ho 12 anni e sono il figlio peloso di Igor Righetti. Byron mi è stato regalato 12 anni fa, dopo un momento anche abbastanza difficile, e ha portato questa nuova ventata di felicità nella mia vita, anche perché senza un animale credo che la vita sia davvero amara, ecco, e quindi lui ha portato questa dolcezza di cui avevo bisogno e abbiamo bisogno tutti noi, insomma, di un po' di dolcezza. È Byron, e lui è dolcissimo, è dolce. Byron sarebbe piaciuto moltissimo al mio cugino Alberto Sordi, grande amante degli animali, soprattutto dei cani, perché ha un forte carattere e una grande personalità, però è molto affettuoso e molto giocherello. Guardate adesso come trova i miei due collaboratori, Lorenzo e Carla, che si sono nascosti. Pronto Byron? Sei pronto? Allora, vai! Dove sono? Dove sono Lorenzo e Carla? Io e Byron viviamo in simbiosi, c'è un grande rapporto ovviamente d'amore e d'affetto, quindi viene sempre con me, in tutti i luoghi dove io vado, nei luoghi di vacanza chiaramente, in vacanza con me, oppure per lavoro, negli studi televisivi, radiofonici. Fa molti dispetti a quei commercianti che non amano far entrare gli animali all'interno dei loro negozi. Ecco, quello sì, un po' dispettoso con queste persone. Però, come dargli torto? He's a happy dog. He's a happy dog. Byron è un pet influencer con oltre 44.000 followers. Il suo account è byron.righetti. Lui fa tantissime campagne sociali, ne ha fatta una anche proprio contro il maltrattamento e contro l'abbandono degli animali con la Leida di Michela Vittoria Brambilla, e per le sue stories ogni volta deve scegliere una cravatta o un foulard diverso. Ah, ha scelto questa! E quando lo applaudono o quando lo riconoscono per strada, Byron si emoziona. Guardate con l'applauso cosa accade. Ma guardalo come si emoziona! Guarda. Se Byron potesse parlare, che cosa direbbe? Ma che vi arrabbiate a fa? Ecco, utilizzerebbe probabilmente una frase di Alberto Sordi. E allora, amiamo sempre gli animali perché loro ci amano, loro sono fedelissimi e non ci tradirebbero mai. Vi salutiamo, salutiamo tutti voi e naturalmente Michela che ci ha ospitati con un selfie, con un bel selfie con Byron, ecco qua, tutti noi, con Lorenzo Castelluccio, eccoci!